Hey, shalom, shalom, shalom. Riprendiamo adesso da dove ci siamo fermati, ma prima di iniziare vogliamo dare tutti i lodi dovuto al Padre. Yahawah Bashem, Yahawah Shabbat, Shem Kakutash. Noi doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che ci hanno insegnato questa verità. E continuiamo sempre a vedere, ok, in azione la profezia del libro di Amos, 8:11, libro di Amos 8:11, la profezia si sta sempre avverando, ok? Perché arriveranno quei giorni, come diceva prima il fratello, che siamo stati chiamati ad invitare tutti a svegliare i figli di Yashar Allah. Se non li chiamiamo, il loro sangue verrà chiesto da noi. Ma il Padre ha dato un ultimatum a questo lavoro, ok? Arriveranno i giorni di cui non avremo più la disposizione di venire fuori a insegnarvi la verità. Ecco perché la scrittura dice anche nell'Isaia, ok, leggi questo, è 55:6 Isaia. Beh, quello che dicevi prima è Amos capitolo 8 versetto 11 che dice: ecco, vengono i giorni, dice il Signore Yahawah Bashem, Yahawah Shai, in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola di Yahawah Bashem, Yahawah Shai. Khan, come avete sentito, il Padre manderà la fame, sì, non di pane e acqua, ma di ascoltare le parole di Yahawah Hashem, sì. Yahawah Shai. Ok, perciò ora che stiamo chiamando c'è un ultimatum a questo lavoro qui, e questo non è rivolto solo a noi, è rivolto a tutti gli altri Hakam, gli apostoli, gli anziani e tutto il parte del mondo. Esau sta muovendo velocemente perché sa che non c'è più tempo, ok? Esau si sta muovendo velocemente, ok? Perché sa che non ha più tempo. Si sta muovendo, ok? E cerca sempre di velocizzare, ok? Tutti i suoi obblighi, ok? A quello che vuole fare. E infatti deve tagliarci fuori dalle balle, perché siamo degli ostacoli. Ecco perché veniamo fuori, perché abbiamo il timore del Padre, chiedendo a tutti i figli di Yashar Allah di venire fuori da queste filosofie qui, perché non ci sarà più tempo, ok? Vai. Questo è Isaia, capitolo 55, versetto 6, che dice: cercate il Signore Yahawah Bashem, Yahawah Shai, mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Khan, ora il Padre Yahawah Bashem, Yahawah Shai è ancora vicino perché ci sono i suoi profeti che stanno insegnando, ok? In tutte le nazioni, in tutti i posti del mondo. Ok? Ma arriva il momento, e arriva breve. Libro di Abacuc, capitolo 2, versetto 3. Arriva il momento di cui queste cose, le distruzioni di cui andremo a vedere nel libro di Matteo 24, vedremo che queste cose stanno arrivando. Arriva il tempo che non ci avrete più a disposizione, ok? Non pensate che queste parole, non pensate che questo regno regnerà ancora per tanto tempo, ok? È breve qui, la distruzione è alle porte, ok? Vai. Questo è Abacuc, capitolo 2, versetto 3, che dice: perché è una visione per un tempo già fissato, essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Khan, se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Khan, ok? È per un tempo fissato, il tempo è già stato fissato, c'è un ultimatum, come dicevo. C'è un ultimatum a questo lavoro che stiamo facendo, che stiamo andando fuori ad insegnare. Avete visto prima, sono venuti, ci hanno fermato, ok? Studiando solamente le scritture, leggendo dalle scritture. E vedete come dà fastidio le parole del Padre, Yahawah Bashem, Yahawah Shai, al mondo, ok? Ora, bene, non so se vuoi introdurre il libro di Matteo. Sì, la nostra lezione si voleva e vogliamo basarla sulla profezia che Yahawah Shai, il nome vero del nostro Salvatore e Signore, ha annunciato circa 2000 anni fa, e si trova in Matteo 24. E noi stiamo vivendo proprio in questi tempi, stiamo vivendo nella profezia che il Signore ha annunciato.
questa è la lezione che vogliamo portare avanti, anche se siamo stati interrotti, siamo stati mandati via come ci capita di città in città, ma noi, come ha detto il fratello, finché l'Altissimo, nel nome di Yahweh Shai, ce lo permette di profetizzare, di avvertire, di edificare il popolo, gli eletti del popolo di Israele, qui quelli che passano, gli altri fratelli che guardano questo video, noi lo faremo fin quando non verrà la fame della verità, che il Padre, come dice la scrittura, dice chiuderà la bocca ai suoi profeti. Okay? Non solo che non potremo venire fuori a insegnare, il Padre chiuderà la nostra bocca, anche se vogliamo profetizzare, lo Spirito non ci guiderà più a profetizzare. Vai. E questo è Matteo al capitolo 24, partiamo dal versetto 1, che dice: mentre Yahweh Shai usciva dal tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del tempio, ma egli rispose loro: vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. E c'è un significato spirituale riguardo questo tempio qui, infatti siamo stati cacciati via prima, ha ragione, che c'era un così chiamato tempio davanti a noi, una chiesa edomita, che è una chiesa pagana, e lo tengono sacra. Il tempio dei cristiani. Proprio l'ufficiale della polizia mi ha detto che voi state dicendo queste cose davanti a un monumento sacro che noi riteniamo, ma quello che non hanno capito è che quando torna Yahweh Shai, ok? Quando inizierà la distruzione, nessuna pietra di quest'abile sarà in piedi. O pensate che appena prendiamo i poteri e prendiamo la corona non bruceremo quegli edifici? Quegli edifici non reggeranno più. Ma questo era rivolto ai tempi, ok? Prima della morte di Yahweh Shai, ok? E quello che diceva Yahweh Shai riguardava proprio il 70 dopo la sua morte. Dunque, questa parola è un give me the word is a double-edged sword, ok? Queste parole sono così potenti, parlano di un tempo e parlano anche di un futuro, ok? Perciò è una profezia che è già successo ed è una profezia che succederà di nuovo, ok? Questo è un versetto per appoggiarti, che dice Ebrei capitolo 4 versetto 12: infatti la parola di Yahweh Hashem Yahweh Shai è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. È come una spada a doppio taglio, ok? Parla sia del passato e del futuro. E quanto potente è questa parola qui. Sono cose già successe e devono succedere di nuovo. Hai detto bene, è una spada a doppio taglio, perché parla sia del passato che del futuro, perché come ci insegna anche l'Ecclesiaste di Salomone, anche il cantico, non il cantico dei cantici, Sallacchia, l'Ecclesiaste, che non c'è nulla di nuovo sotto il sole, che ciò che è già stato sarà e ciò che sarà è già stato. E questo vale a dire anche per questo, e qua possiamo anche proprio vedere la verità che noi stiamo portando. Noi siamo qui a profetizzare la distruzione di questo regno governato da Esaù, Edom, l'autoproclamato uomo bianco che è al governo oggi. Gli predichiamo la distruzione. Infatti, come ha detto Yahweh Shai, quando i discepoli gli facevano osservare i tempi, dice: vedete voi queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata pietra su pietra. E infatti poi abbiamo visto come è stato perseguitato il Signore, o anche lo stesso Stefano nel libro degli Atti. Vediamo che anche lui, per profetizzare, che i tempi degli uomini, gli edifici fatti dagli uomini, non è la casa dell'Altissimo. L'Altissimo non abita in edifici fatti da uomo. È stato lapidato Stefano, Yahweh Shai è stato crocifisso per venire a portare questa verità. E noi, vedete come non a quel livello ancora, il Padre che deciderà noi a che livello dovremo essere perseguitati e dovremo soffrire per questa verità, è l'Altissimo. Saremo perseguitati comunque, ognuno al suo livello sarà perseguitato. E noi siamo stati perseguitati per aver profetizzato e parlato della verità di fronte a un tempio dei cristiani.
E questo per appoggiare il fratello, che prima hai detto il libro di Ecclesiaste 1:3, che non c'è nulla di nuovo sotto il sole. E questo vi fa capire che gli stessi spiriti a quei tempi, siamo gli stessi spiriti. Siamo sempre gli stessi spiriti che predicavamo della verità, ok? E venivamo uccisi, ok? E persecutati, ok? Vai. Questo è versetto 3 che dice, sempre Matteo 24, mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo, dicci quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente. Yahweh Shai rispose loro, guardate che nessuno vi seduca, prima cosa, poiché molti verranno nel mio nome, cioè nella mia figura, dicendo io sono il Messia, e ne sedurranno molti. Qui sta parlando delle religioni. Infatti, se vuoi prendere subito il versetto, il capitolo prima, versetto 27, capitolo prima, 23, versetto 27. Can, che dice, questo è Matteo capitolo 23, versetto 27, gli dice, guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli fuori, ma dentro sono pieni di ossa, di morti e di ogni immondizia. Infatti, Yahweh Shai ci ha detto di essere, di stare attento, ok? Che molti verranno. Can, che sta parlando di questi, cioè di questi, che i farisei e gli ipocriti che sono di morte sono i cristiani e le religioni di oggi, sono, che appaiono belli davanti agli occhi, davanti agli occhi vostri, e poi dentro di loro sono pieni di immondizie, di sporcizia e di ossa morta. E il Signore ci ha avvisato di questi dicendo e ne sedurranno molti, cioè perché molti verranno nel mio nome, cioè nella sua figura, parlando del figlio dell'Altissimo, dicendo io sono il Messia, io rappresento il Messia, io parlo della Mashiach, e ne sedurranno molti. E quindi possiamo anche vedere proprio come molti, i molti che sono sedotti oggi sono quelli che appartengono alle religioni. Più del 50% del mondo è cristiano, e se contiamo tutti i rami del cristianesimo, evangelisti, testimoni di Geova, mormoni, andiamo al 60-70, e mettiamo i musulmani, che comunque è un ramo lo stesso del cristianesimo, ma non lo sa, è nascosto questo, perché non lo sanno. Ma ormai molti. Molti lo stanno capendo. È nato 300 anni dopo. 300 anni dopo che è nato il cristianesimo. Ah, okay. 300 anni dopo la venuta del Signore hanno creato il cristianesimo. E 600 anni dopo hanno creato l'Islam. Che comunque sia l'Islam, sia i musulmani che i cristiani usano le sacre scritture, che sono delle scritture ebraiche israelite. Scritte da ebrei israeliti per ebrei israeliti. Okay. E quindi ne sedurranno molti. Il Signore ci ha avvisato, saranno sedotti. Quindi voi che vi trovate nelle religioni, sappiate che siete stati sedotti, che siete stati ingannati. Per non dire che la scienza è una religione anche adesso, ok? Una religione che sta ingannando molti. Infatti la gente sta ascoltando più i scienziati che i preti falsi delle chiese, perché lavorano tutti assieme. I preti falsi delle chiese fanno la volontà dei scienziati. Il mondo è tutto girato verso i scienziati del mondo di oggi, ok? E sono coloro che stanno guidando il popolo piano piano a prendere, ok, questa acqua velenosa, okay? L'acqua di Vanessa. Quello che vuole dire fratello, che ha spiegato il fratello, è profondo, perché dice non solo quelli che dicono di avere un culto e quindi che appartengono a una setta religiosa sono quelli che sono stati ingannati, ma anche la stessa scienza che vi dice che noi veniamo dalla scimmia, che vi danno una dottrina che non viene, che non appartiene, che vi allontana dalla verità, vi allontana dal vostro creatore, dal vostro salvatore. Quindi anche coloro che non appartengono a nessuna setta religiosa comunque appartengono a un culto scientifico, perché non hanno la verità. La verità che viene solo da colui che il mondo oggi chiama ignorantemente Gesù Cristo, ma il suo nome è Yahweh Shai, nostra salvezza, nostra luce, è nostra via. Questo è quello che intende il nostro Signore quando dice ne sedurranno molti. Okay. Versetto 6 dice, voi, quando, versetto, sempre, versetto, sempre, versetto,
Sì. Ah, Khan, scusami, prendi il libro di Isaia, capitolo 8, versetto 20, ok? Perché il fratello stava dicendo qualcosa che volevo appoggiarti prima. Perciò, chiunque viene a parlarvi, se non parla delle cose che sono scritte in questo libro, ok? Non vi stanno dicendo nulla della verità, ok? 8 e 20. Isaia capitolo 8 versetto 20 dice: alla legge, alla testimonianza, se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. Andrà peregrinando per il paese, affranto, affamato, quando avrà fame si irriterà, maledirà il suo re, il suo Dio, volgerà lo sguardo in alto. Il punto era che alla legge, questa traduzione è un po' complicata, ok? Se loro non parlano riguardo a questa legge qui, non stanno parlando con lo spirito giusto, ok? Sono degli ingannatori, ok? Torniamo al libro di Matteo. Sì, per... Avevi un precetto? Beh sì, ti appoggio con un precetto. Che dice, questo è Paolo, nel primo Corinzi, capitolo 14, versetto 26, dice: che dunque, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, o un insegnamento, o una rivelazione, o un parlare in altra lingua, o un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Quindi attraverso le scritture, attraverso un salmo, una rivelazione, un verso. Quindi è per questo che ogni dottrina e ogni insegnamento che non viene dalla sacra scrittura è un insegnamento d'uomo, non viene dall'altro, ok? Andando avanti con Matteo, al versetto 6, e qua entriamo nella profezia che stiamo vivendo, e qua entriamo in questi tempi, ok? Cioè noi qua entriamo, già siamo entrati in questi tempi parlando delle religioni, delle sette, oppure della filosofia, della scienza, delle istituzioni, che ne hanno ingannati molti, ok? Siamo già in questi tempi qui. Versetto 6 dice: voi udrete parlare di... versetto 6. Continua a dire il 6. Ah sì? Sì. Versetto 6: voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Sentiamo, infatti, come ad oggi sentiamo non solo l'Afghanistan, non solo Israele contro Gaza, non solo l'Azerbaijan, la Birmania, quei posti lì. Dappertutto. Dappertutto il mondo, non ci sono mai state così tante guerre. Sì. Ogni continente, in Brasile, in Africa, dappertutto, ok? Basta prendere il telefono e scrivere guerre che stanno succedendo. Sì. Sono anche delle guerre nascoste che la media non riesce nemmeno a coprire. Ma non solo di guerre di nazione contro nazione, come ci dice più avanti, ma anche di popoli contro popolo, della stessa nazione. Anche lì. Infatti ci dice: guardate, voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi. Infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, okay? Infatti è quello che il padre sta preparando, ok? E stiamo vedendo cosa sta succedendo, ok? My denomination is to my determination is to data dimension. Just write determination. Libro di Gioè. Diamo un precetto riguardo questo raduno che dice qui. Sofonia. Questa è Sofonia capitolo 3 versetto 8, dice: perciò aspettami, dice il Signore Yahweh Hashem Yahweh Shai, per il giorno che mi alzerò, per il bottino, perché ho decretato di radunare le nazioni. Khan, qual è il bottino? Il bottino sono i malvagi che stanno regnando adesso, continua. Per radunare le nazioni. La determinazione del padre è quello di radunare le nazioni, come abbiamo detto appena poco sul coso, vai. Di riunire i regni per versare su di loro la mia indignazione, tutto l'ardore della mia ira, perché tutta la terra sarà divorata dal fuoco della mia gelosia. Khan, e questo fuoco sta parlando dei missili che piomberanno. Il padre sta cercando di radunarli, ok?
adesso sapremo che succederà, partirà tutto dal Medio Oriente, come dice il libro di Amos, quello che voleva dire. Gioele, scusami. E padre vuole radunarli al Medio Oriente. Stiamo vedendo che si sta cucinando tutto da là. Ok, torniamo. Quindi perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno, come possiamo vedere oggi. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ecco, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Non so se riuscite a, se leggete i notiziari, se vi informate, ma ci sono carestie in Sudafrica, in Australia, in Brasile. Anche lo stesso qui in Italia. Anche lo stesso qui in Italia. Ma scusami, perché rubo la parola un attimo. Anche qui in Italia è che la gente non sta capendo cosa sta succedendo. Sempre piano piano i prodotti costano sempre di più e sono sparsi sempre meno. Vediamo italiani nei giornali che vanno nei cassoni delle immondizie a prendere cibo. Sapete quanti sono in fila al comune per avere il cibo gratuito? Questo però non lo fanno vedere le informazioni, perché vedono solo i supermercati e vedono gli scaffali pieni per il momento. Ma però andatevi a informare a livello la terra se sta dando più il suo raccolto. In più avete visto cosa è successo in Sardegna ancora un mese fa, che il fuoco ha bruciato tutti terreni, i raccolti. Terreni. E ricordatevi che lì è la fonte della produzione italiana, del cibo, ok? Per non parlare di Grecia, per non parlare di America, tutti questi terreni sono distrutti. Sì, che cosa vuol dire l'arrivo di carestia? Si è distrutto più del 50% del raccolto. Ah. In Italia, in Turchia, ma a livello di Grecia, a livello di ortaggi, di frutta, di cibo. È la stessa erba, perché questa non c'è erba e non c'è fieno, neanche gli animali mangiano. Ah. E quindi arriva anche lì la carestia. Quindi non vi soffermate adesso a vedere solo i supermercati pieni, ma guardate che basta un anno, basta anche meno di un anno per arrivare ai supermercati vuoti, perché se non c'è prodotto dalla terra, dopo non ci sarà prodotto neanche negli scaffali. Ma anche il padre può fare qualunque cosa che vuole, può bruciare dove hanno... Ma infatti ha mandato queste piaghe anche, perché se tu vedi in Australia ha mandato una piaga dei topi che ha mangiato tutto il loro raccolto. In Brasile sono arrivate delle gelate, il Brasile che è sempre un paese caldo, ha mandato delle gelate che ha bruciato tutto il mais. E poi in Kenya e nei paesi vicini il padre le ha mandato delle locuste, le cavallette. Le cavallette hanno a mangiare fatto tutto il raccolto. Disastro, ormai sono stufi e non ne parlano neanche più. Cioè, questo è far capire, sono le piaghe che l'Altissimo mandò all'Egitto, quindi aprite gli occhi quando vedete queste piaghe che colpiscono questi paesi. Stanno tornando quelle piaghe. Sono le piaghe, chi è che le manda queste piaghe qua? Stiamo parlando di 2000-3000 anni fa, stiamo parlando, ok? Andiamo avanti. Hai visto, no, che è entrato? Carestie e terremoti in vari luoghi, versetto 8, ma tutto questo non sarà che principio di dolore. Cani, ok? Sappiamo attraverso il libro di Geremia, capitolo 10, no, 33, what's Jacob's trouble? Geremia 37, sappiamo che ci sarà un momento di angoscia, ok? Qui dice che non è nulla che l'inizio delle tribolazioni, ok? E sappiamo che ci sarà un momento di angoscia, un momento di difficoltà, ok? È un momento di gran prova che sta arrivando su tutta la terra, ok? Ma noi che ci teniamo tanto a fare il lavoro del Padre e la sua volontà, saremo salvati da essa, ok? Ce l'hai? Geremia capitolo 37. Capitolo 30, versetto 7 dice: ahimè, perché quel giorno è grande e non ce ne fu mai un altro di simile. È un tempo di angoscia per Giacobbe, ma tuttavia egli ne sarà salvato. Vai a prendere anche Daniele 12:1, ok? Questo tempo sta arrivando, ecco perché stiamo qui a chiamare tutti. Venite al riparo del Signore. Qual è il suo riparo? È questa verità qui, come dice il libro di Salmi 91. Colui che dimora nel posto segreto dell'Altissimo sarà coperto sotto le sue ali. È questa verità. Chi non ha questa verità è distrutto. Sì. Ok? Non resisterà a quello che sta per arrivare. Non ha la verità, non ha la conoscenza. Se non hai la conoscenza, non hai la luce. Se non hai la luce, cammini al buio. Sei cieco. E quindi che fai? Ti lasci guidare da altri ciechi.
che sono al governo, che sono gli scienziati, che sono i politici, e che da chi ci lasciamo guidare? Dagli uomini. Maledetto è l'uomo che confida nell'uomo. Okay? Come abbiamo detto prima, se non vi parlano di quello che è scritto nelle scritture, non hanno nessuna verità. Ok? State attenti. Vediamo. Questo è Daniele capitolo 12 versetto 1, che dice: in quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia come non ce ne fu mai da quando sossero le nazioni fino a quel tempo, e in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro. Solamente quelli che saranno trovati nel libro saranno salvati. Quando parla poi di tuo popolo, cioè continua a specificare il tuo popolo. Quindi aprite gli occhi, la salvezza qua non è per tutti. La salvezza non è che tutti quanti saranno salvati, il suo popolo sarà salvato. E chi è il suo popolo? Il suo popolo è Israele, i così chiamati negri, latini, taino, indios e nativi indiani d'America, ok? Questo è il popolo dell'Altissimo, è il popolo che sarà salvato. Un terzo sarà salvato attraverso i cari, i così chiamati UFO, e due terzi periranno insieme ai malvagi di questo mondo, come dice Zaccaria. Vedendo lì adesso mi sai cosa mi viene in mente? Quei giorni sposeranno dei sciamani a dei fare tutta la massa per gli animali. Ma ai tempi di Noè, ma ai tempi di Noè, vai. Torniamo? Sì, Matteo 24. 25, 7. Sì. Vai comunque, torniamo, eravamo al versetto 10. Sì, al versetto 9. No, versetto 9, scusami. Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti al motivo del mio nome. Quindi oggi chi è che è odiato a causa del nome di Gesù Cristo? Coloro che fanno la volontà del Padre, i veri figli di Israele. Che sono. No, dico oggi, nessuno è odiato. Infatti sto dicendo coloro che fanno la volontà del Padre sono odiati. Invece chi porta la verità e quindi vi viene a insegnare la verità, a dire guardate che quello che vi ha presentato la Chiesa è Cesare Borgia, è figlio di Papa Alessandro VI, il nome Gesù Cristo è un nome greco che non ha nulla a che fare con il Signore, significa salve Zeus. Vi portiamo la verità, diciamo il Signore di colore scuro, il suo nome è Yahawashai. Precetto, il libro di Osea capitolo 8 versetto 4 dice che il mio popolo muore dalla mancanza di sapienza. Ok? Vai. E quindi sarete odiati a motivo di questo. E noi vediamo, perché ovunque andiamo ci mandano via, ci cacciano. Precetto, libro di Matteo capitolo 10 versetto 17. Matteo capitolo 10 versetto 17 dice: guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. La sinagoga è una sala dove, come sarebbe oggi un tribunale. E sarete condotti nelle loro sinagoghe, sarete condotti davanti ai governatori e re per causa mia, per servire di testimonianza loro e ai pagani. E infatti è questo, noi serviamo di testimonianza, siamo i testimoni della verità. E quindi andiamo in questi luoghi a testimoniare. E sappiamo che arriveranno tempi proprio difficili. Un altro precetto, libro di Luca, capitolo 21, versetto 12. Ok, sappiamo che verremo perseguitati per ragione di questa roba qui, ma dunque noi siamo pronti, ok? Perché questa verità o nulla, ok? Non c'è un'altra via, o bianco o nero, questa verità o nulla. Vai. Questo è Matteo capitolo 24, andiamo avanti col versetto 10, che dice: allora molti si svieranno, tradiranno e si odieranno a vicenda, perché quando arriveranno queste persecuzioni, questi obblighi, anche nelle famiglie stesse, quando arriveranno queste restrizioni che già ci sono, ma ancora più pesanti, a livello che dobbiamo lasciare il lavoro, lì si tradiranno, si odieranno a vicenda, persone della stessa famiglia, oppure che in questa verità abbandonerà. Infatti è anche già iniziato, vedete la prova sociale che hanno messo con coloro che hanno preso le acque e coloro che non hanno messo le acque, c'è già una divisione, ok? Versetto 11 dice: molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Ok, andiamo a prendere un precetto veloce da secondo Pietro, capitolo 2, versetto 1.
E stiamo vedendo, come abbiamo detto prima, avevamo parlato riguardo questi profeti falsi, ok? Questa è seconda lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 1, che dice: però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori, che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Ci saranno falsi profeti, e sappiamo che coloro che non predicano il vero nome del Padre, Yahweh, il vero nome del suo figlio, e che non parlano di cosa è scritto in questo libro, non hanno la verità, ok? Sono falsi profeti dappertutto. Abbiamo detto anche prima che gli scienziati sono una sorta di profeti, che sono falsi, dicono nulla che riguarda la scrittura. Che cosa significa profeta? Profeta significa pro, prima, feta, la parola, dicono una parola prima che accada, ok? E loro pagano lo stesso. Ti dicono: ci sarà pace, ci sarà sicurezza, avvelenatevi, prendete questo antidoto che vi salva. Vi danno delle profezie su cosa accadrà se voi seguite la loro filosofia, la loro dottrina, oppure come le religioni, che questi falsi preti, profeti, papi che dicono pace e sicurezza, quando non c'è per niente pace e sicurezza. Ok, questi sono i falsi profeti, sono. E come dice Salaya, come dice Yahweh Shai, Matteo 24, versetto 11, molti falsi profeti sorgeranno e ne sedurranno molti, ok? Quindi è qua che dovete aprire gli occhi, dovete vedere dove va la massa. Quando vedete dove va la massa della gente, dovete capire che quelli sono i molti che sono stati sedotti. E invece voi dovete rimanere nei pochi, dovete rimanere in quelli lì che non seguono il gregge, ok? È qua che potete aprire gli occhi. Quando parla dei molti, molti saranno ingannati, molti saranno sedotti, molti saranno quelli che prenderanno la via della perdizione, la strada larga. Aprite gli occhi. Quando vedete la maggior parte del popolo che prende una strada, non è quella giusta. Versetto 12: poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, l'iniquità aumenterà, cioè la malvagità. Vediamo come tutte queste leggi abominevoli che mettono anche a favore dei diversi sessualmente, o di leggi come approvare il suicidio. E l'amore si raffredderà. Cos'è l'amore? L'amore, secondo la scrittura, ce lo dice Paolo nel libro dei Romani, l'amore è l'osservanza dei comandamenti. Ok, l'amore è rispettare la legge e i comandamenti dell'Altissimo, questo è l'amore biblico. E quindi l'amore si raffredderà, non ci sarà più. Versetto 13 dice: ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Cioè, perché dopo tutte queste persecuzioni, dopo tutta questa sofferenza che arriverà, che già è adesso in atto un po', cioè già è leggera, è lieve. Diciamo, per noi è lieve, magari per altri già è abbastanza forte questa sofferenza qui, questa sofferenza di queste restrizioni e di questo eccetto e di questi tempi. Vai. Matteo 19, 28. Leggo io. Guarda allora. Questo è Matteo capitolo 19 versetto 28, e dice: e Yahweh Shai disse loro: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete giudicati sui 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Questa è la nostra speranza, ok? Ecco, se ci vedete qui fuori vestiti così come pazzi e la gente ci guarda con occhi storti, questa è la nostra speranza. Speriamo nel regno ad avvenire. Okay? Che qua si può leggere anche profondamente, ma ce lo dice: e sarete a giudicare le 12 tribù di Israele. Proprio a farci capire che nel nuovo regno ci sarà il popolo di Israele. Ok, non ha detto sarete a giudicare tutto il mondo. Noi siamo il vero popolo di Israele, siamo gli ebrei israeliti, il popolo della Bibbia siamo. Ma siete battezzati? Siamo? Siamo battezzati. Sì, attraverso lo Spirito Santo, il fuoco. Io sono cattolica della Chiesa cattolica. Per cui mi sento cristiana, quindi
lei lo mette in pratica? Certo. Lei mette in pratica? Tu hai letto San Paolo, no? No, abbiamo San letto... Paolo e i Colossesi prima. No. Sì, no, non abbiamo letto i Colossesi prima. Beh, dunque, comunque San Paolo. Comunque Paolo ha detto proprio, lei di che battesimo è stata battezzata? Col battesimo con l'acqua? Con l'acqua. Adesso gli leggo Paolo che cosa dice. Lo Spirito Santo, sono stato battezzato nel nome del Padre, del Figlio. E qual è il nome del Padre? Il nome del Padre? Sì. Dio Padre? Dio è il nome del Padre, non è Dio il nome del Padre. Dio ha un nome, signora. È Padre? Se hai detto che è stata battezzata nel nome del Padre, give me the house. Non è stato se non conosce il nome dell'Altissimo, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sì. E qual è il nome del suo Dio? La Santissima Trinità, Padre, Figlio. Il nome, qual è il nome? Come si chiama? Come si chiama? Dio Padre. Dio Padre si chiama. Ecco qui un versetto per te. Vai. Questo è il libro di Romani, capitolo 10, versetto 2. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. Ma comunque, cos'è l'importante? Signora, poi lei diceva riguardo al battesimo se siamo stati battezzati. Lei è stata battezzata con acqua, giusto? Con acqua? È il battesimo che ha fatto Giovanni con acqua. Nello spirito, no, no. È nello spirito? No, non quello di Giovanni. Giovanni battezzava con acqua. E io sono stata battezzata nello Spirito Santo. E come è stata battezzata nello Spirito Santo? Con l'acqua. Ma che cos'è lo Spirito Santo? Signore, qua stiamo insegnando che la Chiesa, le religioni, vi hanno ingannato, dicono menzogne, vi hanno insegnato questo, lo vede questo? Questo qua è Cesare Borgia, questo qua non è il figlio dell'Altissimo, questo qua è un criminale, il nome del Signore non è neanche Gesù, Gesù è un nome greco, che è un nome che significa Zeus, questo quindi è il libro. Se lei è stata battezzata in questo nome qua, ha ricevuto un battesimo del diavolo, non ha ricevuto il vero battesimo. Signora, questo se la posso leggere, questo è il libro di Atti, capitolo 4, versetto 12. Ascolta. Dice, signora, questo è il libro di Atti, capitolo 4, versetto 12, e nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Un nome ci è stato dato da... E quel nome è il nome? Io mi chiamo, sono stata battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non sono tridei, ma sono un Dio solo. Sì, ma, non, ma come fa a dire che il Padre e il Figlio sono un Dio solo? Quando il Figlio era sulla croce, chiamava il Padre. Che chiamava se stesso? No. Chiamava il Padre, quindi non può dire che sono uno solo. Sono il Padre e il Figlio, sono due, sono diversi. Ma sono la stessa cosa. Sì, ma cioè, capito comunque che non sono la stessa entità, sono due entità diverse. Comunque, io sono cattolico cristiano. E qual è la cosa più importante? Qual è la cosa più importante? È quella di che io ti voglio bene, cioè voglio il tuo bene. Signora, nella Bibbia dove è scritto cattolico? La Chiesa cattolica. La Chiesa cattolica. E dove è scritto? C'è scritto cristiano dal libro di Atti, ma cristiano parlava di coloro che facevano la volontà del Padre attraverso la legge. Lei osserva i comandamenti. E certo. Mangia il maiale. Io mangio di tutto. Ok, no, no, questo non no, è no, osservare no, i comandamenti, no, signora. Coloro che mi amano osserveranno i miei comandamenti. Vedi, questo è... Io sono il Signore, non avrai altri dei fuori di me. Lei ce l'ha la Madonna come dea. Certo. Non avrai altri dei al di fuori di me, alla Madonna. La Madonna è la madre. Ma che... No, la Madonna è la regina dei cieli, è una dea che, ma signora, che non è nella Bibbia. C'è mai stato un posto ciao, nella Bibbia. Ciao, ciao signora. Ti saluto. Comunque io vi amo tutti bene, va bene? Ciao. No, noi la vogliamo ancora più bene perché gli stiamo presentando stiamo la verità. Stiamo presentando la verità. Non abbiamo un bene a parole che adesso lei va e si è dimenticata. No. Noi abbiamo un bene vero, quello là di presentarvi il vero. Se non vi volevamo bene, stavamo a casa nostra, ma siccome vogliamo bene, vi diciamo guardate che quello lì che vi ha presentato la Chiesa è il diavolo. Nella Bibbia non è così il Signore, nella Bibbia il Signore è di colore nero. Il suo nome è Yahawashah. Ciao. Salve, si è tagliata da sola. Si è tagliata da sola.
Roma, Roma, sì, sì. Allora, se bene, come vedete, questo è il problema del popolo. Beh, si tagliano da soli. Tanti hanno il zelo, ok? Sì, ma no, a zero senza conoscenza. Senza conoscenza, ok? Zelo senza conoscenza è il problema del maggior del popolo. E dunque, maggior parte di loro vogliono fare quello che il cuore loro li porta. E il padre li ha lasciato a questa illusione, ok? Perché dentro il loro cuore non gli va bene questi comandamenti qui. C'è un precetto, questo è il Vangelo di Giovanni al capitolo 4, versetto 20, dove è la donna della Samaritana che parla agli Afawashai e dice: i nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Yahawashai le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, cioè dal popolo di Giuda. Dal popolo di Giuda è nato Yahawashai, ok? Quindi l'ha parlato chiaro che non si adorerà più il Padre, perché non si avrà più conoscenza per adorare l'Altissimo. E ce lo dice chiaramente: voi adorate ciò che non conoscete. Come ha detto il fratello prima, avete zelo, ma zelo senza conoscenza. Infatti, okay? Il libro di Salachia. Quindi quando la donna alla filosofia cristiana ci dice: io vi voglio bene, ma è un bene non solido, è un bene senza, fugace, senza morale, un bene senza senso, perché mi vuoi bene? E cosa fai? Mi vuoi bene a parole? Noi vi vogliamo bene perché veniamo qua in strada a presentarvi il Salvatore, a presentarvi il nostro Signore, colui che deciderà quando viene chi vive e chi muore, chi entrerà nel suo regno e chi no. Ok? Noi vi stiamo portando la salvezza nel nome di Yahawashai. Noi vi vogliamo bene. Ed è incredibile, perché quando li presentiamo la vera immagine non lo accettano, ok? Perché gli va bene dei dei delle altre nazioni. Il libro di Salmi 96:5 dice: poiché tutti i dei delle nazioni sono idoli vani, il Signore invece ha fatto i cieli, ok? Splendore e maestà sono davanti a Lui, forza e bellezza stanno nel suo santuario. Date a Yahawah, o famiglie dei popoli, date al Signore Yahawah gloria e forza. Noi stiamo dando gloria e forza al Padre Yahawah, ok? Perché sappiamo che i dei delle altre nazioni sono vani. Se voi non conoscete il vero nome del Padre Yahawah e il suo figlio Yahawashai, se non conoscete il suo vero aspetto, state andando dietro a un altro Dio di un'altra nazione, ok? E come sappiamo, attraverso le scritture, attraverso la storia, hanno infuso i dei delle altre nazioni, i dei pagani li hanno infuso al cristianesimo. Ok, e la parola cristiano vediamo nel libro di Atti, dove hanno chiamato ad Antiochia per la prima volta i seguitori di Yahawashai, i cristiani. Questi erano uomini che osservavano i comandamenti, che mettevano la propria vita davanti. Sì, okay? Sì, no, per spiegare anche il significato di quando li hanno chiamati per la prima volta cristiani, è perché Paolo, insieme ai suoi discepoli, a coloro che facevano il cammino di Paolo, loro credevano nell'unto, nella Mashach, nel Messia. E il Messia in... Infatti la parola Cristo sarebbe l'unto, Messia, la Mashiach. Però non è il suo nome. Quindi, visto che si parlava la lingua greca ad Antiochia, quando il popolo, le persone vedevano questi uomini profetizzare, predicare il Vangelo e la venuta del Messia, della Mashach, loro dicevano: questi qua nella loro lingua sono cristiani, perché
Messia in Amashak sarebbe Messia in greco è Cristo. E allora, ma l'avevano detto anche in modo dispregiativo, che era anche come una forma di insulto, però perché nella lingua greca la parola Messia è Cristo, ok? Quindi per questo hanno, nella loro lingua hanno chiamato, che poi c'è da aggiungere che hanno infuso proprio che hanno, Cristo che hanno dato il nome, che hanno dato il nome di Cristo a nostro Signore, perché una divinità che loro hanno è Christus Serapis, Cristo Serapis. E quindi infatti ad oggi il nome del Signore, oltre ad essere quel nome abominevole Gesù, Jesus, Jesus, è anche Cristo. Sì, Cristo, che hanno infuso, okay, hanno infuso il nome Christus da un dio pagano egiziano. Dal figlio, nipote di Tolomeo. Sì, nipote di Tolomeo. Vai. Sì, Christus Serapis. Quindi la parola cristiani nasce come insulto, ma vuol dire seguitori dell'unto, del Messia, ok? Ma non è quello il nome del Signore, come alla Signora abbiamo detto qual è il nome del suo Dio, il nome del mio Dio è Dio Padre. Dio Padre. Dio Padre, Padre, Figlio e Spirito Santo, ha detto sono una cosa, e gliel'abbiamo detto, gliel'abbiamo detto bene. Quindi, Dio Padre, il padrino. Concludendo questo... Ma poi ha detto sono una cosa. Quando era sulla croce chi stava chiamando se stesso? Vai, scusateci, ci ridiamo un po'. No, ci fanno ridere i cristiani, perché i cristiani hanno veramente sono favole quelle che hanno insegnato le religioni, il cristianesimo, cioè sono favole. Secondo voi, perché è scritto nel libro di Proverbi, capitolo 30, versetto 4, chi è salito in cielo e ne è disceso? Chi ha raccolto il vento nel suo pugno? Chi ha racchiuso le acque nelle sue veste? Chi ha stabilito tutti i confini della terra? Qual è il suo nome e il nome di suo figlio? Lo sai tu? Quindi non lo sanno. Ecco perché l'avevi chiesto prima. Qual è il suo nome? Dice Dio Padre. Dio Padre non vuol dire niente. Dice Dio Padre che è stata battezzata nel nome. Quando abbiamo chiesto qual è il nome è stata battezzata. Questa è l'ignoranza del popolo. Quindi, come dice il libro di Isaia, capitolo 1, 3, dice che il bue conosce il suo padrone, ma i figli di Israele non conoscono, non hanno intendimento, non hanno discernimento. Cioè, discernimento significa sapere da dove vieni, quali sono le tue origini. Quindi chi è il tuo potere vivente? Non conoscono la loro destra e la loro sinistra. Abbiamo bevuto di quel succo là di succo babilonese. La coppa, come la chiama la Bibbia, no? Bevuto la coppa il succo babilonese. Dei malvagi. Noi lo chiamiamo il succo babilonese. Sì. La dottrina. Vai, vogliamo tornare. Questo è sì, Matteo 24. Che versetto 13 che ci dice ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Questo proprio a indicare i momenti, il periodo di oggi, di questi obblighi che sta venendo fuori, obbligo di avvelenarti, obbligo di farti l'acqua di Vanessa, ok? Poi l'obbligo di farti il Marcus, quello che avverrà, ok? Questo avvelenamento di massa. Sapete cosa è? Quando fanno così, avete già capito. E chi avrà perseverato sino alla fine, confidando sempre in Yahweh Hashem, Yahweh Shai, sarà salvato. Ok? Non confidando negli uomini, non confidando nei dottori, non confidando nella politica o nei governatori, ok? Ma confidando solo in uno, che è quello che poi desidera che noi torniamo a confidare in lui e mettere ogni speranza in lui. Ok? E versetto 14 dice, questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Stiamo vedendo questa profezia proprio davanti ai nostri occhi, ok? È iniziato da alcuni uomini in Babilonia, America, e questa verità si è diffusa in tutte le nazioni. Come vi stiamo dicendo adesso, in questo momento, ci sono diversi fratelli in diverse parti del mondo che stanno predicando questa stessa verità.
e questo sarà come testimonianza contro il mondo, e nessuno può dire che non ha visto o non ha sentito questa verità, perché il Padre, prendi il libro di Salmi capitolo 19, il Padre ha creato anche l'internet, ok? Ha creato l'internet 19.3, ha creato l'internet per far diffondere questa verità. Infatti YouTube e internet è stato proprio creato per questa ragione qui. La gente siederà dentro la casa mattina, sera, quando vuole, può andare in internet a cercare questa verità, lo troverà in tutte le lingue. Abbiamo anche un fratello GMS in Arabia Saudita, ok? Sono in Panama, in Tanzania, dappertutto il mondo, Filippine, dappertutto, Turchia. Questi i Salmi capitolo 19 versetto 13: non hanno favella né parole, la loro voce non sode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra, i loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Là Yahweh Bashem, Yahweh Shai ha posto una tenda per il sole. Khan, questo parla dell'internet, ok? I satellitari che hanno lanciato sullo spazio, è tutto nella Bibbia, ok? È tutto nelle scritture. Il Padre ha fatto sì che questa verità può arrivare dappertutto, e nessuno può dire che non ha mai visto. Infatti, se andate a vedere l'algoritmo di YouTube, ebrei israelita è l'algoritmo, secondo me, quello più diffuso. Vai in YouTube e sicuramente vedrai una lezione, anche se non è della Great Milestone degli altri, vedrai sempre. Perciò questa verità è stata diffusa, ok? E cosa dice? Appena sarà diffusa, tutto il mondo verrà alla fine. Allora questo è un gran indizio per noi, che sappiamo che la fine è proprio vicino, perché questa verità è stata diffusa dappertutto, ok? Questa è la prova che colpirà tutta l'umanità, come ci dice il libro dell'Apocalisse capitolo 3 versetto 10, che ci dice: siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova tutti gli abitanti della terra. Ok? Questa è la prova di fedeltà. Sì, ragiono anche un po'. E secondo me ci fermeremo qui la prossima volta, perché qui c'è tanto da dire. Sì. Ripeto, Apocalisse capitolo 3 versetto 10: siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza. Qual è l'esortazione del Padre? Le sue parole, ok? Perché il Padre è svincolato da una sola cosa, le sue parole. Padre dice e fa, non è un uomo, ok? E le sue parole è un'esortanza. Se noi ci teniamo a queste parole e facciamo la sua propria volontà, cosa succede? Leggi. Anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. È il tempo della distesa di Giacobbe che abbiamo letto in Geremia 37 e Daniele 12:1, ok? Se noi mettiamo in pratica le sue parole, le cerchiamo con sincerità, chiamando il suo vero nome, Yahweh, e attraverso il suo figlio Yahweh Shai, uscendo da tutte le filosofie di questo mondo che non portano alla vita, portano solamente alla morte, saremo preservati in quei tempi là. Infatti questa è la nostra speranza, perché sappiamo che sta arrivando un periodaccio al mondo, ok? Il mondo come la conoscete oggi verrà distrutto, ok? E questo lo dice l'Altissimo, nessuno lo può fermare, nessun potere mondiale lo può fermare, nessuna democrazia, nessuna cosa può fermare quello che il Padre ha detto che succederà. Lo ha detto e succederà. Se siamo saggi, avremo il timore del Padre, ok? E cominceremo a fare la sua volontà affinché possiamo essere preservati in questi tempi che stanno arrivando. Ma la gente non ascolta, ok? Proprio come i giorni di Noè. Ognuno va per cavoli suoi, ognuno cerca la propria carriera e tutto all'improvviso la distruzione arriverà. Detto questo, non so se vuoi aggiungere altro. Va bene così. Va bene così. Detto questo, speriamo che questa lezione è stata edificante, e la prossima volta riprenderemo da dove ci siamo fermati. Ok? Vogliamo dare tutti il lodi dovuto al Padre. I nostri doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS.
che ci hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala, che sono sparsi nei quattro punti della terra. La salvezza è vicino, tenetevi forte. Alla prossima. Shalawam. Shalawam.